titoli campioni. Questo servizio è offerto da Muracell, World of Colors, Autotrasporti, Fratelli Mastrantonio, Iosema, Rappresentanze Imballaggi Industriali, Biogene Rappresentanze. Allora Zoraiti, va in scena il penultimo atto di un girone che volge quasi alla conclusione per lo Skanderbeg, è un momento importante, serve un punto per la matematica consacrazione alle spalle dell'Atletico Biancaville e quindi accaparrarsi un secondo posto che può valere molto in vista della griglia dei playoff. Però contro ci sarà l'Etna Calcio 2011, una squadra sicuramente promettente, una squadra rivelazione ben allenata da Grevino, al quarto posto e che culla ancora speranze di inserimento nei playoff. Diamo lettura delle formazioni. Buongiorno a tutti da Lorazio Reiti, partiamo proprio dagli ospiti in maglia viola con Virgilito tra i pali, numero 1, 2 Nicotra, 3 Conigliello, 4 Sant'Angelo, 5 Ababì, 6 Guarnaccia, 7 Patti, il capitano, 8 Toscano, 9 Panassidi, 10 Rifici e 11 Ferrarotti, con la disposizione del tecnico Guglielmo Gravino, numero 12 Bruno, 13 Scalisi, 14 Baffuni, 15 Liotta, 16 Falzone, 17 Mainza. Risponde lo Skanderbeg con Cristian Arena tra i pali, Emanuele Scalisi 2, Pietro Petralia 3, 4 Gabriele Castro, 5 il capitano Vittorio Puce, 6 Alessio Celia, 7 Gaetano Galvagno, 8 Luigi Colombino, 9 Carmelo Borzi, 10 Vincenzo Galvagno, 11 Antonio Greco, con a disposizione di Lamanna, Luigi Gulino, Luigi Lenora, Alfio Tomasello, Filippo Riccioli, poi Francesco Furneri, Antonino Cantalia e Lavenia Giuseppe, a completare il roster della formazione biancorossa. A dare il calcio d'inizio allo Skanderbeg, che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione occupata. Ancora Vincenzo Galvagno, il pallone lasciato al numero 10, biancorosso, vede questo filtrante, ottimo passaggio, suggerimento per la conclusione del numero 9, Carmelo Borzì, che dopo due minuti di gioco può portare lo Skanderbeg avanti, conclusione però sul primo palo e al lato. Il numero 7 sfida il proprio marcatore, pallone messo in mezzo e tracalcio vicinissimo al vantaggio, conclusione del numero 10 Rifici, conclusione poi viene respinta. Pallone strappato dal numero 7 Patti, che lo recupera. Patti mette il pallone in mezzo e c'è il palo colpito dal numero 10 dell'Etna Calcio, Rifici. Pallone giocato con Gaetano Galvagno, il numero 7 biancorosso, tutto regolare, eccesso di foga da parte del numero 2 Nicotra, ma direttore di gara che non punisce l'intervento. Poi Colombino calcia il numero 8 da posizione speculare, diverse settimane fa ha fatto un gol straordinario il numero 8. Ancora una volta la difesa dello Skanderbeg molto approssimativa e Arena ha messo una pezza. Adesso c'è un 4 contro 2 con questo pallone giocato in profondità sempre per Borzì. Borzì col sinistro, ma è una conclusione fioca quella del numero 9 biancorosso, ancora una volta facile, fischietto in bocca per l'arbitro, che infatti pone fine all'ostilità dopo 35 minuti di gioco. Decisamente più Etna Calcio che Skanderbeg, ma il punteggio non cambia, 0-0, le squadre vanno negli spogliatoi. Inizia il secondo tempo, secondi 35 minuti di gioco che vedono il primo pallone giocato dall'Etna Calcio 2011. Primo tempo chiuso a reti bianche. Ecco questo pallone in mezzo, c'è la conclusione di Patti, ma la grande risposta ancora di Arena, che si danna, che è riuscito ancora una volta il portiere a mettere una pezza al decimo minuto. Calcio di punizione che sarà allora ripetuto da Guarnaccia. Parte la conclusione del numero 6 e c'è gol! L'Etna Calcio che passa in vantaggio. Arena è stato battuto praticamente sul suo primo palo. Conclusione del numero 6, vantaggio meritato dell'Etna Calcio 2011. Avanti quindi al tredicesimo della ripresa. Non sono più 4 gli uomini in barriera, bensì 2. Parte Guarnaccia! Conclusione alta di un pelo sopra la traversa al diciottesimo minuto. Pallone giocato per Galvagno, c'è Borzì tutto solo, ancora il 10 vuole accentrarsi, stavolta defilarsi. Ancora Galvagno, mette questo pallone in area di rigore per Borzì, che perde davvero il tempo della girata.
Calcio d'angolo che viene battuto dalla sinistra al 26esimo minuto, pallone a spiovere, la parata del portiere! Virgilito decisivo su questa conclusione ravvicinata, va ad evitare di fatti l'1-1 il portiere dell'Etna Calcio 2011. Non viene comunque giocata perché c'è il triplice fischio del signor Giovanni Di Guardo, quindi Skanderbeg 0, Etna Calcio 2011 1, risultato che non possiamo considerare a sorpresa per quello che abbiamo visto nei 70 minuti di gioco, risultato anche ampiamente meritato dai viola di mister appunto Gravino. Vittoria che alimenta ancora le speranze dei viola. Per lo Skanderbeg la qualificazione playoff non è in discussione, già centrata aritmeticamente, ma quella per il secondo posto dovrà passare dai 70 minuti in trasferta domenica prossima. Da Francesco Casicci è tutto, da Orazio Raiti.